Tutta la sua classe era in prima fila ad aspettarlo all'arrivo in stazione a Mestre. Daniel Niero è ancora un liceale, i suoi compagni De Maiorana di Mirano sono i primi tifosi a volerlo abbracciare, prima ancora della mamma, buona ultima a coccolarselo fra lo sventolio delle bandiere tricolori al binario 5. Si festeggia un bicampione del mondo juniores di pattinaggio, laureatosi in Argentina nei 10.000 punti ad eliminazione su pista e nella maratona su strada. Non te l'aspettavi questa volta? Io no, l'allenatore si aspettava, io no, ero più... Sì, insomma, andavo lì per partecipare, per fare il mio meglio, insomma, però comunque non ci credevo di vincere. Daniel è l'ultimo virgulto della covata di campioni cresciuti con cura al GSS Scaltenigo nel Miranese, dove da sempre il maestro Francesco Del Corso ha saputo trarre il meglio dai suoi atleti. È 40 anni che siamo sulla cresta dell'onda. Qualche nome di campione? Che mi venga in mente Tommaso Rossi, San Fratello, la Mauri, Patrizio Sarto, la Erika Zanetti che attualmente ancora sta patinando, poi Bolgan Elisabetta, Bolgan Serena. A 17 anni riesce a primeggiare sia nel pattinaggio che sui banchi di scuola. È più l'emozione o la stanchezza in questo momento? Tutte e due, la stanchezza perché è il viaggio lunghissimo, interminabile. Però anche l'emozione che insomma anche la classe sia qui, il gruppo Scaltenigo sia qui, è un'emozione, tanta emozione. Adesso gli allenamenti quando è che riprendono? No, beh, adesso gli allenamenti riprenderanno con calma, adesso devo rimettermi al passo con la scuola e comunque rinizierò con calma, insomma almeno una settimana me la prendo di pausa, sì. Una settimana senza interrogazioni? Ah, perfetto. E se Daniel Niero non credeva di vissare i mondiali argentini, recente poker dei titoli europei, aveva comunque chi gli ricordava costantemente la sua forza. Agli europei sì, agli europei puntavo insomma a fare almeno medaglia perché sapevo che insomma in Europa c'ero. Al mondo non ci speravo. Però io te l'avevo detto che tu hai ottime possibilità, che sei il miglior fondista che c'è in questo momento nel mondo, al tuo livello, alla tua età. Non c'erano dubbi, è un po' la volta, ci siamo riusciti. Bravo, Dani.